Dopo giorni di temperature alte per via dell'anticiclone africano Caronte, con tantissima umidità che ha fatto boccheggiare residenti e turisti a Maratea e non solo, questa sera intorno alle ore 20 un forte temporale con lampi e tanta pioggia ha bagnato la perla del Tirreno. Acqua copiosa che ha fatto letteralmente scappare tutti in piazza Buraglia, salotto buono della città. Mentre noi continuavamo a registrare le immagini che state vedendo sui social, il tam tam con amici e parenti lontani a postare foto e video anche di una tromba d'aria formatasi a mare che non ha avuto conseguenze. Sulla pagina ufficiale del comune di Maratea su Facebook l'avviso della chiusura della SS18 in località Castrocucco, che così recita: a causa del fortissimo nubifragio in atto, per motivi di sicurezza si è stati costretti a chiudere la strada statale SS18 nel tratto di Castrocucco, sottoposto a criticità. Per tale ragione il traffico da e per la Calabria è deviato sulle strade alternative. Domani mattina, al termine dell'emergenza, sarà effettuata una verifica del tratto stradale in esame per la successiva riapertura alla circolazione.